sì, mi fa piacere, spero di non deluderli. Cercherò di farvi capire cosa consiste il mio lavoro e cosa faccio. Non parto dall'inizio, anzi partirò a ritroso, nel senso che parto da quello che è oggi la piccola aziendina che ho e quello che faccio, per poi tornare indietro tutto il percorso che ha accompagnato questa esperienza. Allora, io ho una piccola azienda in Rosà, ora è un'azienda agricola, all'inizio ero semplicemente un artigiano e dall'86 ho cominciato appunto a fare vino e distillati. Provengo comunque dal settore del vino. Io mi sono occupato per una dozzina d'anni della vendita di macchinari per l'enologia e per l'industria delle bevande e sono entrato in questo mondo, seppur era un mondo completamente estraneo alla mia prima vita. Perché distillati? Io distillati perché? Innanzitutto anni 70, 80 non c'era contadino che non avesse un alambico, magari ce l'ha ancora nascosto, oppure non, i figli non sanno nemmeno dove sia, però ognuno bruciava o vinaccia o qualcosa per prodursi dei distillati. E naturalmente compresi tutti gli operai dell'azienda per cui lavoravo, che ognuno pensando di fare al meglio un alambico, lo costruiva in acciaio inossidabile, una cosa bella lucida, però il risultato finale era assolutamente deludente e così si è innescata quasi una scommessa appunto con i miei colleghi di lavoro. Frequentando appunto in particolare qui la Svizzera, la Germania e l'Austria, dove la cultura dei distillati è completamente diversa, è diversa, ora vi spiego perché. In Italia purtroppo pensiamo di avere una grande cultura della distillazione, ma non è così. In Italia ci sono poco più di 100 distillerie e queste 100 distillerie producono semplicemente grappa. Grappa vuol dire un distillato di vinaccia che obbligatoriamente i produttori di vino devono conferire a una cantina, perché non possono essere usate in nessun altro modo se non dopo la distillazione. E pertanto in Italia abbiamo 50 milioni di ettolitri di vino e il 20% di questi 50 milioni di ettolitri, il 20% circa è vinaccia, e vinaccia che va distillata. Pertanto quelle 100-110 distillerie che ci sono qui in Italia, e che sia piccola o grande, quello è il sistema, sono organizzate per accumulare quel mese di vendemmia tutta la vinaccia che possono. Viene insilata in dei vasconi grandi, dei capannoni, come possono, e poi distillano, o meglio, io lo definisco disalcolare, disalcolano fino alla primavera, all'estate successiva. Questa è la tradizione della produzione di non è altro che i lieviti, che è un micelio che trasforma gli zuccheri in alcol. Perché la potevo dire di no, mio amico Gianni. Al di là che l'ho ritrovato felicemente dopo 30 anni, ci siamo ritrovati 3-4 mesi fa, è stato grazie a Regina, che veramente ringrazio di cuore. Ecco, volevo dirvi, io ho assistito alla sua esposizione, ma vi siete resi conto con quanto amore e quanto passione lui è diventato oggi il numero uno al mondo? Ecco, io vi sollecito, se volete nelle vostre attività, no, per seguire veramente qualcosa che vi porta al di là, al di sopra di tutto, di prendere esempio e spunto questa sera dal grande Gianni, dal mio amico che ho ritrovato dopo tanti anni. E mi dico una cosa, l'ho detto alla figlia prima, lo dico a lui, ecco, lui si distingue perché ha un grande cuore, signori. Ha un grande cuore per dare al mondo quello che nessuno aveva fatto prima di lui, perché ci ha messo tutto il suo amore, tutta la sua passione e tutta la sua creatività. Grazie Gianni.